Consiglio provinciale a Palazzo Caracciolo per mettere a punto i distretti culturali della neonata Fondazione Sistema Irpinia, istituzione che si occupa della valorizzazione del territorio, un modo per mettere in rete le forze e le risorse e creare sinergie. Presidente Biancardi, per illustrare l'utilità dello strumento, porta l'esempio delle biblioteche. Agire sui distretti culturali ed evitare di fare ogni paese la sua biblioteca, ogni paese il suo responsabile di biblioteche e poi non abbiamo nessuna biblioteca irpina riconosciuta dalla Regione di Campania ai fini di un finanziamento. Non ce l'abbiamo. Quindi abbiamo tutte micro biblioteche. Allora nei distretti i sindaci possono anche stabilire di fare una biblioteca intercomunale, conferire tutto il cartaceo all'interno di una struttura bellissima, la provincia finanzierà. Biblioteche dunque, ma non solo, ci sono da creare in ogni distretto i punti di informazione turistica, 24 in tutto. Sportelli saranno aperti anche fuori dalla provincia, come ad esempio presso l'aeroporto di Capodichino di Napoli. In ogni distretto culturale quindi avremo il punto di informazione turistica, come io ho sempre detto, quindi ne avremo 24 uffici di informazione turistica, così come il primo in Piazza Libertà qui ad Avellino, e quindi avremo la piattaforma tecnologica attraverso la quale quindi su Dinamica loro possono confrontarsi. Quella di stamattina quindi è l'approvazione di un piano di promozione territoriale, e poi lo andrete a vedere perché è una cosa, diciamo, abbastanza importante, imponente. Qualcuno mi ha detto che è una cosa molto, molto grossa, perché dove effettivamente si va a descrivere quello che la provincia ha bisogno, ma io oserei dire quello che la regione ha bisogno.